Dunque, da oggi, dalle 10 per la precisione, piattaforma di prenotazione dei vaccini aperta anche agli over 40, il vaccino sarà somministrato appena trascorsi i 6 mesi dalla seconda o dall'unica vaccinazione nel caso di Johnson & Johnson, e quindi si prevede di conseguenza un ampliamento della platea dei vaccinandi, soprattutto alla vigilia delle festività di fine anno. Situazione che chiama anche le ASL e i comuni a rivedere i propri piani per l'organizzazione delle vaccinazioni booster. Noi cerchiamo di inquadrare sia questa notizia che le problematiche di cui parlo in collegamento con la nostra Marina Moretti, che vedo pronta, la vedo dal comune di Pescara, mi pare. Marina, buon pomeriggio. Esattamente Carmine, buongiorno a te direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, al Comune di Pescara. Infatti mi trovo perché ho voluto raggiungere il sindaco Carlo Masci soprattutto per capire come intanto si sta lavorando all'inizio della terza dose per gli over 40, dei 40-59 anni, come hai detto in partenza da oggi, una possibilità anticipata rispetto a quella ipotizzata inizialmente di dicembre, proprio per porre ancora più un argine alla possibilità di contagio. Questo è importante, immunizzare con una copertura significativa più gente possibile, perché il virus non abbia modo di espandersi e di replicarsi. Poi al sindaco però chiederemo anche qualcosa rispetto alle sedi vaccinali. Sappiamo che nella provincia di Pescara è attiva quella di Città Sant'Angelo Outlet, c'è anche la stazione Porta Nuova da qualche giorno, e c'è poi quella di Scafa e c'è anche quella di Penne come sedi vaccinali. Stazione di Porta Nuova che è aperta solo per il vaccino Moderna, per problematiche tecniche, diciamo così, legate al fatto che non c'è una farmacia dove si può assemblare, passatemi il termine poco scientifico, il vaccino Pfizer, che ha bisogno di una cura più sofisticata, di un sistema più sofisticato di preparazione. Vedremo se questa sarà attivata e vedremo anche con il sindaco se si può lavorare ad un'altra sede vaccinale qui a Pescara. Ma intanto cominciamo. Sindaco, si sente di dire qualcosa alle persone dai 40 anni in su, che fra poco, perché poi la scadenza dovrebbe essere fra poco perché devono comunque passare i 6 mesi, insomma sono un po', magari in questo periodo hanno sviluppato, che posso dire, un certo dubbio se fare questo booster, questa terza dose. Io continuo a dire a tutti: vacciniamoci, vaccinatevi, perché la tutela deve essere massima. Mi rendo conto che ci sono delle preoccupazioni, tante notizie che sentiamo dai telegiornali, che leggiamo sulla stampa, ci preoccupano, ma credo che la cosa da fare sia proprio quella di vaccinarci per tutelarci e per tutelare gli altri, perché qua c'è anche un aspetto sociale molto importante. Noi abbiamo attivato il centro vaccinale di Porta Nuova, la stazione di Porta Nuova, proprio perché pensavamo che a Pescara ci volesse un centro vaccinale, che non bastasse quello di Città Sant'Angelo. La ASL ci è venuta dietro, ha accettato di organizzarsi anche su Pescara. Adesso, se occorrerà, glielo abbiamo chiesto, la ASL attiverà anche la farmacia, perché abbiamo degli altri spazi proprio a fianco alla stazione. Certo è che però i medici ci dicono che chi ha fatto Pfizer può fare tranquillamente Moderna, perché si basa sugli stessi principi. Io stesso tra qualche giorno andrò a fare la terza dose di vaccino, farò Moderna nonostante abbia fatto Pfizer. Ecco, attenzione massima, mascherine, distanziamento, pulizia, questo virus è subdolo, lo dimostra ogni volta, sembra silente, invece poi riparte. Adesso è ripartito nelle scuole, c'è il solito problema Ecco, delle proprio scuole. sulle scuole c'è una particolare attenzione. Io sono stato anche contestato quando nei giorni scorsi abbiamo messo a disposizione le palestre per i ragazzi sopra 12 anni.
Adesso esce il dato che purtroppo molti bambini sotto a 12 anni risultano con il virus, risultano contagiati, ne sono meno da 12 anni in su, proprio perché evidentemente c'è stata un'attenzione da parte dei genitori a far vaccinare i ragazzi, quindi attenzione massima, questa è la raccomandazione che io do a tutti quanti. Sindaco, sarà un Natale per, mi passi il termine, green passati? Sarà un Natale, mi auguro, in cui le persone possano muoversi, ovviamente con il Green Pass. Noi dobbiamo vaccinarci per un motivo, perché non possiamo bloccare nuovamente la nostra economia, non possiamo entrare nelle zone che ci costringerebbero a chiudere i negozi o a trovarci comunque in difficoltà nei rapporti. Le chiedo che sia un Natale vivo, vivo come deve essere. Le chiedo un'ultima risposta e quindi le faccio un'ultima domanda. Vogliamo provare a fare anche un appello, visto che comunque un'altra sede vaccinale a Pescara potrebbe far comodo, perché quella della stazione, nel caso in cui ci fosse a un certo punto un certo affollamento, no, per rincorrere la terza dose, soprattutto quando arriveranno a maturazione, diciamo così, sei mesi degli over 40, vogliamo provare a fare anche un appello a qualcuno se ha un immobile idoneo, se lo vuole mettere a disposizione, magari anche gratis? Diciamo che oggi la struttura della ex stazione di Porta Nuova permette di fare circa 500-600 vaccinazioni al giorno ed è in questo momento assolutamente sufficiente. Se dovessero crescere le esigenze ci muoveremo per trovare altre sedi, nel senso che già ci stiamo muovendo per organizzarci. Però come il Presidente Danelli accolse la mia richiesta diversi mesi fa a mettere a disposizione il palafiere, che ha funzionato benissimo, è stata veramente una soluzione eccezionale. Io l'appello lo rivolgo a chiunque abbia una struttura da poter mettere a disposizione gratuitamente per la collettività, per la comunità, perché in questo momento c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Ovviamente la ASL farà la sua parte, il Comune la sua, ma se ci sarà qualcuno che vuole offrire degli spazi come ha fatto il Presidente Danelli nei mesi scorsi, ovviamente sarà ben accetto e valuteremo la questione. Grazie al Sindaco Masci. Carmine, hai domande? No, grazie, grazie Marina. Insomma, abbiamo anche raccolto questo appello. Poi ci rimettiamo questa sera allo speciale alle ore 20.05. Grazie a te, grazie, certo, al Sindaco di Pescara per la sua consueta disponibilità.